Straordinario successo per l'edizione numero 25 di Tipicità, il Festival del Gusto Made in Marche svoltosi dal 4 al 6 marzo scorsi presso gli spazi espositivi del Fermo Forum a Fermo. Grande folla per la cerimonia di inaugurazione di sabato 4 marzo, che ha visto come protagonisti il Comune di Fermo e i musici e gli sbandieratori della Cavalcata dell'Assunta. Andiamo a scoprire com'è andata nel prossimo servizio. È il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, a tagliare il nastro della 25esima edizione di Tipicità, un'edizione oggi ancora più sentita e importante non solo per il traguardo del quarto di secolo, ma anche e soprattutto per le recenti vicissitudini che hanno colpito il sud della nostra regione, così il sindaco Calcinaro. Ecco, statisticamente è toccato a me, no? Ma è veramente un grande onore, ma anche un discreto onere, una bella responsabilità. In questo momento non è solamente il 25esimo che rende un forte peso in questa tipicità, ma anche il momento delle nostre Marche, soprattutto delle nostre Marche del centro-sud, diciamo. Credo che questo sia un momento particolarmente importante e quindi questo porta anche a Tipicità un ulteriore momento di forte riflessione e anche un segnale di comunque ripartenza di questo nostro bellissimo territorio. Innumerevoli le novità di questa 25esima edizione, come spiega il patron di Tipicità, Angelo Serri. Questa edizione sicuramente è degna dei suoi 25 anni, abbiamo diverse realtà che, sia italiane che estere e soprattutto una grande partecipazione di realtà locali, ne abbiamo 226. Anche con gli eventi stanno a testimoniare quanto sia ormai idoneo come laboratorio questo contenitore, ne abbiamo 110 in 3 giorni, quindi più di così non se ne potrebbero avere e poi ecco l'entusiasmo che trapela da ogni partecipante, anche perché con il terremoto che ci ha colpito questo è percepito come un momento di rinascita e lo deve essere.